Israele, deserto di Giuda. Là dove la terra raggiunge il punto più basso del pianeta e si mescola con le acque verdazzurre del Mar Morto, all'improvviso uno sperone di roccia si erge compatto in un paesaggio desolato e grandioso. Qui, chi visita la Terra Santa si reca con lo spirito del pellegrino. Siamo a Masada, che in ebraico significa la fortezza sul monte, un'impressionante rocca costruita su un altopiano, teatro quasi 2000 anni fa di una storia fatta di coraggio e astuzia, di ardite costruzioni e battaglie, fino a diventare il simbolo incancellabile del duello feroce tra la vita e la morte, con cui quella storia si concluse. Chi si arrampica oggi a Masada può ricostruire e rivivere quegli avvenimenti lontani quando una comunità di 960 persone, strenui difensori della libertà degli ebrei dall'occupazione romana, preferì uccidersi piuttosto che cadere nelle mani dei nemici. Alcuni archeologi israeliani, protagonisti di una delle campagne di scavo più entusiasmanti mai tenute in Terra Santa, 35 anni fa vinsero una sfida vincente. Provarono, con le loro scoperte, la veridicità del lungo e dettagliato racconto che lo storico del primo secolo d.C., Flavio Giuseppe, ci aveva lasciato. Una cronaca fedele dell'occupazione romana della Palestina e dei fatti drammatici avvenuti a Masada. Flavio Giuseppe ci fa sapere che Masada, già fortificata in epoca remota, divenne oggetto delle attenzioni di Erode il Grande, amante delle costruzioni grandiose erette in suo nome, che all'epoca della nascita di Gesù fece costruire a Masada uno dei palazzi più ambiziosi della storia, disegnato dai suoi architetti per le tre terrazze naturali che sostengono un lato della rupe. Una costruzione, per posizione e struttura, inespugnabile. Pare che Erode stesso l'abbia concepito come la prua di una nave di roccia. Le mura sulle quali mi trovo sono parte delle mura esterne di uno dei palazzi di Erode. Le aveva costruite nella seconda parte della costruzione. Era un lusso essere riuscito ad avere una fortezza proprio su questo punto. Masada si poteva difendere così in modo quasi assoluto, e ne abbiamo le prove. Erode vi nascose la famiglia quando dovette andare a Roma per essere nominato re. Affreschi, colonne, mosaici, ceramiche, preziosi decori. Il palazzo di Erode a Masada doveva splendere a dispetto della sua posizione solitaria. Erode importò da Roma perfino il metodo più completo e alla moda per fare il bagno, con acqua calda, fredda e tiepida. Quando abbiamo scoperto questo bagno, è stata una delle sorprese del nostro scavo, trovare in cima ad una roccia un edificio così moderno e raffinato. Ma la genialità di Erode lasciata in eredità a Masada non fu solo nella cura e nello stile dei suoi palazzi. Il re di Giudea organizzò per potervi vivere un gigantesco sistema di magazzini ancora visibili tra gli scavi. E, cosa ancor più straordinaria, vi congegnò un sistema di ben 18 cisterne, 6 che raccogliessero l'acqua piovana e 12 che imbrigliassero l'acqua caduta più a nord. In tutto, una riserva di quasi 50.000 metri cubi d'acqua. Questa è una delle cisterne più particolari di Masada, ma ovviamente non una delle più grandi. È la prima cisterna fatta costruire da Erode per accumulare la pioggia che cadeva direttamente sulla piana di Masada e che avrebbe dovuto essere tutta raccolta in tante cisterne di questo genere.
Pensate che questo ambiente è solo la metà delle cisterne scavate invece sul fianco della rupe. Fu proprio l'eccezionale scorta d'acqua e di viveri, conservatisi perfettamente grazie al clima secco, che quasi 70 anni dopo la morte di Erode attirò sulla grande roccia isolata di Masada